Una presentazione di un giocatore importante che così abbiamo corteggiato già da quest'estate, quando era per noi fuori portata, dopodiché la situazione si è evoluta fortunatamente a nostro favore. Adesso con molto orgoglio mi sento di presentare un ragazzo che ha avuto meno della carriera, secondo me, di quello che poteva avere, però qui, come succede e succederà per tanti altri, può avere, visto che è ancora relativamente giovane, l'occasione di dimostrare tutto il suo valore. Tra l'altro è un giocatore che per ruolo e che per caratteristiche cercavamo, e gli auguro il meglio per sé e soprattutto per il nostro caro Monopoli, insomma, che in questo momento ha bisogno di riprendersi dopo un periodo difficile, e attraverso le sue prestazioni e anche il suo attaccamento a questa nuova maglia credo che potrà migliorare molto. Lo presentiamo tra l'altro in una giornata felice, ieri abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale in un momento delicatissimo, per cui il mio augurio, e credo che sia certamente condiviso da parte di tutti, quello che possa darci veramente una grande mano tecnicamente. E visto che non è più giovanissimo, che possa essere anche un punto di riferimento nello spogliatoio. E benvenuto Ennis. Grazie. Le dico io poi alla fine, perché lei è un impegno con noi, con me, Scipione e Onofrio. Che cosa ci ha detto ieri? Il signore ieri ha detto che ci farà divertire. Non eravamo d'accordo sulla cifra, ci parlavano un po' di soldini. Dopo che ci ha detto così, sai, il divertimento può non avere prezzo, giusto? Perché non è che ci divertiremo solo noi, ma anche la tifoseria, e a parte il divertimento ci saranno anche i risultati. Questo lei ha preso questo impegno ed è costretto a mantenerlo. Sì. Benvenuto fra di noi. Grazie. E che sia un inizio del girone di ritorno molto felice, sereno. Abbiamo cominciato ieri in modo che lei si trova una squadra più tranquilla, no? E quindi a un certo punto può darsi che qualche obiettivo venga raggiunto, per noi sperato all'inizio del campionato. Buona domenica, grazie. Scipione, vuoi dire qualcosa? Do il benvenuto a Ennis, un giocatore importante per questa società, uno sforzo economico un po' superiore alle nostre possibilità. Spero che lui venga motivato, come abbiamo detto, e dà un contributo a questa squadra. Un saluto al pubblico. No, prego, prego. Ecco, perché hai scelto Monopoli? Questa è la prima domanda. Perché qui mangiano a luna. C'erano molti più tifosi. Sì. Cioè, sono contento di aver scelto Monopoli, perché comunque ho parlato tanto con il direttore, conosco bene il mister che mi ha avuto, è stato il mio primo allenatore in Serie D. L'ha preso ieri sera, è stato il suo primo allenatore in Serie D, un anno e mezzo, giusto? Sì. Ha fatto 30 gol. A noi ce ne passano, diciamo, 12-13 sì. E niente, sono contento a questa nuova avventura anche per me, perché comunque non ho mai giocato in questa categoria. Lo so che non sarà facile, però darò tutto per fare bene e poi per tornare nei massimi livelli. E speriamo, magari, chissà, anche col Monopoli, non si sa mai. Esatto. Quale ruolo prediligi? No, io davanti posso giocare dappertutto, sinistra, destra, dietro la punta, dove c'è bisogno io ci sono. In questa fase bisogna essere estremamente lucidi, analizzare ogni situazione. Abbiamo chiuso il girone d'andata dentro i playoff, è bene ricordarlo,
abbiamo 8 punti di vantaggio dietro, che è la zona che bisogna sempre tenere d'occhio, per cui credo che in queste ultime settimane è vero che abbiamo perso molte partite, però 3 le abbiamo perse con quelle famose 5 squadre che hanno veramente un livello superiore a tutte le altre. Sappiamo che dobbiamo rinforzarci, arriveranno oltre a Ennis probabilmente altri un paio di giocatori, credo 3, se riusciremo a fare qualcosa in uscita, per cui questa è la situazione chiara. Lui ci darà una grande mano perché ci porta qualità ed esperienza in varie parti del campo, per cui questo è per quel che riguarda la situazione generale e quella di Ennis in particolare. Per quel che riguarda Montini, gli abbiamo proposto il rinnovo del contratto, sta valutando, secondo me siamo vicini, però bisogna aspettare la decisione finale. Insomma, Montini sicuramente non si muoverà a meno che non arrivi una squadra che ci fa un'offerta irrinunciabile, però insomma Ennis verrà a rinforzare la squadra, non tanto il reparto dell'attacco quanto cercheremo di impiegarlo in mezzo al campo. I 2-3 in arrivo. Io ho scelto comunque Monopoli perché la famiglia ho qua a Bari. E spero e darò tutto per fare bene, e spero di fare bene come ho fatto a Bari, anche se poi alla fine mi ero fatto male, non sono riuscito a fare il playoff, finire l'opera bene, e spero di finirla bene qua. Io mi auguro che la città, i tifosi, tutti considerano il sacrificio che noi abbiamo fatto per acquisire le prestazioni di questo calciatore, che è di un livello al di sopra della media per quanto riguarda la Lega Pro. Grazie. Le mie condizioni, cioè, non sono al massimo al 100%, ho bisogno di lavorare con la palla perché comunque non ho fatto niente con la palla. La corsa non mi manca, queste cose qua, però la palla è la cosa fondamentale che conta. Metta fuori le palle così la palla. È attinente, no? Niente, avrò bisogno un mese per tornare in forma al 100% per poi poter dare il massimo. Sì, no, perché poi comunque io non ho bisogno tanto per tornare in forma. Sono sempre stato così. Ecco perché sei arrivato in ritardo, non sei mangiato. No, è una lunga storia, lasciamo stare. Va bene. Indossiamo la maglia e ringraziamo, un applauso al nuovo calciatore del Monopoli.